È un bilancio di 850 milioni di euro, quindi cospicuo. È un bilancio che prevede nell'arco del triennio 150 milioni di investimenti, in particolare con un piano triennale di intervento sull'edilizia scolastica e un piano triennale di intervento sulla viabilità e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Al tempo stesso è un bilancio che prevede un impegno della città metropolitana anche in settori sociali significativi, accompagnando i comuni nelle politiche di welfare, nelle politiche dei servizi educativi, nelle politiche culturali e di tutela ambientale. È un bilancio soprattutto pensato per sostenere e accompagnare i comuni della città metropolitana nella loro attività quotidiana. Fin dall'inizio io ho detto che la città metropolitana non sostituisce, non sottrae, non riduce le responsabilità, l'autonomia, le risorse dei comuni. La città metropolitana è qualcosa che vuole sostenere, aiutare e accompagnare i comuni per rendere ai sindaci il loro lavoro meno faticoso e più efficace. Questo bilancio corrisponde a questo obiettivo.